Ragazzi, io non so che è successo. Ho mosso il joystick. Non... Ah, si è scollegated perché sto joystick è tontolo. Ok, scusate, c'è stato un coito interrotto finale. C'è mio fratello che urla di là. C'è stato un coito interrotto finale perché sto joystick di merda si è scollegato appena l'ho alzato. Vabbè. Comunque, salve. È stata una giornata stancante, nonostante non abbia fatto nulla, ma è stata stancante per vari motivi. Principalmente è stata stancante a livello mentale, non a livello fisico. A livello fisico sono relativamente riposato, ma il fisico da solo non fa un cazzo. Quindi se la mia mente dice, bro, aiuto, io devo ascoltarla, che ci posso fare? Allora, devo abbassare un po' il volume del gioco, è vero? Mi scordai. Secondo. Ecco qua, ok. Ripeto, c'è mio fratello che urla nell'altra stanza. Io spero che non urli nulla di bannabile come ha fatto tipo 3 minuti fa. Detto ciò, cosa ho fatto dalla volta scorsa? Niente, perché mi ero scordato che avevamo già raggiunto la fine del Tartarus e quindi niente, che dire. Cioè, ho farmato abbastanza da ottenere l'Arcana Burst. E poi basta, adesso vi faccio vedere come siamo messi quei livelli, ma saremmo aumentati di 2 livelli a testa, forse, chi c'aveva in squadra? E comunque siamo tutti intorno al livello 50, tranne Ken che è al 43, e Shinjiro pure. Ken ci sto provando a farlo salire, ma al momento è inutile, cioè non... Ken fa schifo, raga, Ken fa cagare, fa cagarissimo Ken, è una merda, un coglione, la testa di Ken... No, dai. Koroma... Cioè, perché Ken, il problema di Ken... È che usa il fulmine e la luce. Alla luce ci posso pensare io, e al fulmine ci può pensare Akihiko. Inoltre, Akihiko è più utile di Ken perché ha i buff. Invece, Koromaru comunque ha il suo perché, visto che sì, al buio ci posso pensare io al fuoco Junpei, ma io Junpei difficilmente lo tengo in squadra, tralasciando il fatto che in questa esplorazione non l'ho fatto, ma perché è capitato. E quindi, boh. Non so, Ken per ora è il personaggio peggiore da usare nel party. È anche peggio di Junpei, perché Junpei comunque, sì, ok, non fa chissà quali danni, ma almeno c'ha le botte. Cioè, Junpei ogni tipo di danno fisico ce l'ha. Quindi, non so, Ken per ora è il più scarso della compagnia. Siamo leggermente ricchi, possiamo andare via. Che adesso possiamo fare finalmente la trama. Anzi, iniziamo col botto, facciamo la trama. Infatti, come ho detto sul gruppo Telegram, oggi facciamo una cosa un po' breve. Faremo tipo un'ora e mezza, credo, visto che sono stanco. Però iniziamo con la luna piena, quindi almeno sarà un'ora e mezza interessante. Vabbè, adesso la luna piena, non so, ci durerà quanto? Mezz'ora? 40 minuti?
E poi non mi ricordo, cos'è la luna piena questo giro? Perché a dicembre c'è quello lì volante. Ah, forse la ruota della fortuna lì, Wheel of Fortune, Fortune, o Justice. Cioè, no, Justice era quello che abbiamo. Non mi ricordo. Comunque, ci sarà uno shadow potente stasera. Mi cacco addosso, eh sì. Mi cacco addosso così tanto che l'ho fatto per tutto il giorno fino a mezzanotte. Ma poi scusate, ho il naso chiuso, sono raffreddato, c'ho mal di gola. Sono una merda oggi. E in più sono pure stanco per la Archthrones che abbiamo giocato prima. Localizzato il bersaglio. Ok. E che cazzo c'è là, la Iwatodai Station Plaza? Ok, uomo, sedia. Aspetta, alzo leggermente il volume. Ecco qua. Sì, infatti. Infatti, questa era. Cos'era? Chariot? No, Chariot l'abbiamo già preso. Questa era Wheel of Fortune e qualcos'altro. Non mi ricordo. Shinji aveva fatto qualcosa con Strega la scorsa volta, non mi sembra. Chissà cosa sta succedendo. Per una volta è un chissà vero. That's already better than a certain someone who didn't show last time. Io che era stato rapito, capiscilo. Hey, come on, that wasn't my fault. Don't worry, I'm totally ready to go this time. See? Wait. Amada-kun isn't here either. Oh, Hey, ca. Junpei, go get him. Porca That'll be your punishment troia. for last time. Oh, porca troia, ottobre. Non ci avevo pensato. Merda, siamo a ottobre. Porca troia. Un saluto a mio fratello, che è di là che urla, anche lui è scioccato che siamo a ottobre. Porca troia, ottobre, mi ero scordato che è ottobre. Pensavo fossimo alla fine di settembre, ma non già a ottobre. Ma che vuol dire kids bedtime, che viene con noi ogni volta che lo chiamiamo? Nella team formation, Mitsuru, siamo io, te, Akiko e Yukari, ovviamente, come al solito. Che è il party più variegato. We always take to school. We've got to protect it. Vai. It's almost like they're waiting for us. By the way, where's Amada? Ma non lo sappiamo, te l'abbiamo già detto. He wasn't in his room, so who knows? Ma sarà in bagno. Shinji's late too. Ma sarà in bagno pure lui. We should Gubbio. probably Il Watto dai è diventata Gubbio, tutti in bagno. And we have no choice. Let's organize a team from the members we have here. Once we're set, we'll move in. Beh? No, ok. Allora, va bene così. E niente, Kiko, vieni te. Così dovremmo essere coperti. Però fammi vedere i miei personaggi che non me li ricordo. Allora abbiamo lui che si occupa dei fisici e dei buff. Anzi, degli spari e dei buff. Lei le cure e quei tre elementi lì. Quindi in realtà ci serve il fulmine. Perché il fulmine mi sa che non ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo, però solo di gruppo. Anche l'altro ghiaccio, i cazzotti, luce, ce l'ho buio? Non abbiamo buio? Ah sì, ce l'ho. Ok, perfetto. Ah sì, mi sono fatto anche dei persona nuovi, ma niente di particolarmente incredibile. Torno seriamente, non lontanamente, cosa sia la fatica, bastardo. Christian, è giunto il momento di bannarti. Mi dispiace, è andata così. Hai svelato il mio segreto, non posso più lasciarti vivere. Io non mi stanco, bravo. Finalmente hai rivelato a tutti questa verità. Ma io ho doppio Mataru Kaja. Ma è assurda questa cosa. Però mi pare davvero ogni elemento. Abbiamo vento, abbiamo ghiaccio, fuoco, le palle, il culo, Dark, Brark, Drarz. Abbiamo danni da Taio, danni da Proiettile. Abbiamo tutto. Quindi possiamo portarci chi ci pare. Allora andiamo con questi tre. Però voglio sentire cosa hanno da dire. Chissà Shinji e Ken cosa stanno facendo. Non è che staranno. È un modo loro per dire che lasciano le cose nelle mie capacissime mani? No, lasciami stare. Pronto? Un attimo. Leader.
Al contrario della precedente operazione, ora affronteremo due nemici alla volta. Vabbè, non è la prima volta. Sì, 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 va benissimo. Te ti chiedo, ma immagino cosa dirai. Assurdo, non me la sarei mai aspettato. Sono preoccupato per i nostri alleati mancanti e sbrighiamoci. Allora, inauguriamo questa sessione di freddanza col primo soffione nasone, che voi non sentirete, ma io mi muterò. In realtà il ma non era la congiunzione giusta in quel caso. Doveva essere quindi la congiunzione giusta. Voi non sentirete perché non quindi. Sono stanco, visto? Sono stanco, confondo le parole. Io che cerco disperatamente di dimostrare che sono stanco. Allora, mi pare che tutti abbiano già le robe migliori, ma controlliamo per sicurezza. Aha! Summer Uniform! La Summer Uniform. Ma te levi dal cazzo, te la Summer Uniform. Ma te levi dal cazzo. Rimettiti subito il tuxedo. Poi Giga Guard. Giga Guard fa molto ridere, da dire. Cioè, non molto, però a me fa abbastanza ridere. Io ho trovato una cosa da dare a Yukari, però perché non gliel'avevo data? Non mi ricordo. Io sono tontolo. No, non è vero, c'era una ragione molto sensata, perfettamente in linea con il mio pensiero. Thunderbrew, ecco, perché c'è la Thunderbrew, cioè che gli riduce i danni elettrici e non si sa mai. Va bene, andiamo. Mitsuru, non mi bloccare col tuo culo sorprendentemente piccolo in realtà. Ciao Rick. E andiamo. Standing by to provide support. Be careful out there. Ok, non era quella che mi ricordavo. Si vede che arriva dopo, quella che, a cui pensavo io, quella forma di cavallo. Ah no, eccola qui. Non l'avevo vista. Vabbè, cavallo. Forma di cosetto con le ali, che forse è un Pegaso. Non è gone, Fuka è lì. La vedo. Ah, questa è Strength, ok. Ok. Giusto, lei sta ancora settando up. Allora, non sapendo la cosa è debole, Gianni, io vado così. Poi facciamo un debuff generico, anzi generale. Randomly scrolled on Twitch. Danza in yoga, molto interessante. Secondo, ragazzi, devo capire se è una roba da bannare. Mi pare di sì. Mi sa che è da bannare, eh. Ho questa sensazione che sia meglio bannarla, questa persona. Per sicurezza. Perché ha menzionato un sito spicy, e di solito i siti spicy sono spicy perché ti spiano il computer e ti rubano i dati. Quindi evitiamo. Le cyber fregne. È arrivato il Roomba. Allora. Cazzo vuoi, peso di merda. Ah giusto, tu hai Matarunda. Vabbè dai. Tanto questi cazzi, usare SP ce ne abbiamo 200, ti pare che non durano tutta la fight. No, Rondo? Morbius Rondo c'era scritto? No, tu dovresti essere non qui però in realtà, eh? Oh no! Il famoso programma diretto da Enrico Papi, La Ruota della Fortuna? No! Oh! Assurda informazione, Fuka, grazie per l'analisi pronta e utile. Ah, potenziato pure noi? Va bene. Ok. Allora. Ok. E l'altro non me lo fa vedere.
Allora, respinge i fisici ed è resistente agli altri, quindi lo picchiamo con qualunque altra cosa. Però Mind Charge l'ho perso perché sono un coglione e mi sono scordato di riprenderlo. Mi sa che è la seconda, sinceramente. Se mi sono scordato di rimettere Mind Charge, va bene, 45, 54, 53, dai Succubus. Se fossi Sidonia avrei fatto una battuta sull'autobus che ti succhia le palle, tipo il succubus. Però non sono Sidonia, quindi non lo farò. In realtà l'ho fatta, però in modo più codardo. Abbasso leggermente il volume, che è un po' altino. Vale, basta di pochissimo, ma già qualcosa. Aio. Ok. Tanto l'altro non lo posso usare, quindi. Finché la signorina qua è viva. Allora. Io direi un bel media rama, così carichiamo la teurgia. Non usare spottere fuca in mia presenza, chiedo scusa, è vero. Ho cagato fuori dal vaso questa volta. Madonna, raga, quanto non fate male, però. Ah. Io me la terrei la teurgia. No, in realtà sarebbe stato meglio usarla. Sono stato stupido. Metto, me la voglio tenere per quando c'è anche l'altro, ma l'altro mi sa che questa finché è viva non c'è. Quindi. Oh shit, 200 danni? Porca troia. Non mi ammazza nessuno, eh. Porco due. Bro, c'è un problema. C'è un piccolo problema qui. Non mi pare molto bilanciata questa cosa. Allora, io qui ho media rama e potrei fare la combo con Yukari. Voglio fare la combo con Yukari, però preferisco attaccare. Preferisco attaccare perché prima non ho fatto un cazzo. Bravissima Fuka, aspetta un attimo. Adesso lei si dovrebbe caricare la teurgia in questo modo. Godo. Ciao Sasuke, stiamo facendo le madonne, stiamo facendo, che cazzo. Sì, ciao Yukari. Guarda, non so perché sapevo che avrebbe puntato lei. A volte ho questo intuito. Oh no, adesso se mi fa 200 danni sono morto. Cos'è la bussola d'oro lì? Diminuisce le difese di tutti, va bene. Per fortuna ho Samare Karma e quindi Yuka ritorna in vita. Peccato per la teurgia, ma sti cazzi. Ah, ma ce l'ho pure io la teurgia, dopo. Ora, qui quanto ho endurance? 34. Qui 30. Qui debolezza al fulmine, qui debolezza al fuoco. Sinceramente non mi ricordo che mosse ha, quindi andrò con questa. Arrighiti! Quanto dura la R? Così dura che non sono riuscito a riprodurla. Allora, dicebbimo. Vale. Tra l'altro ancora è nascosto. No mercy. A Mitsuru non piace un certo personaggio di Overwatch, ora sappiamo quale. Allora, sarebbe il momento di rifare questo. Però in realtà, un po' sti cazzo. No, non è vero, sti cazzo il nulla. Che prima ci ha quasi ammazzato, anzi, ci ha ammazzato Yukari e quasi anche il resto del party.
Aio. Meno male. Fortuna che non era Junpei. Allora, io direi che è il momento di fare i catti. Quale sarà meglio fare? Credo questo. Sì, meglio questo. Dopo pazzo di ne... Ma sono solo 600, bro. Speravo di un po' di più. Vabbè. Allora. Secondo me un Sukunda qui può essere utile. No, aspetta, abbiamo... Abbiamo poca vita, se fa 300 con la ruota ci ammazza. E in più così si carica, va bene. Abbiamo ancora abbassato. Allora niente, bucola. Spammiamo. Ah, comunque ho ricevuto un leggerissimo spoiler su una meccanica di gameplay del di Reload, però... Sti cazzi, semplicemente ve lo dirò quando succederà. Vi dirò, ragazzi, purtroppo io qui non sono sorpreso, perché lo sono già stato. Tempo... Stavo per dire tempo or sono, poi il mio cervello stanco, per fortuna ha detto no, bro, ok che sono stanco, ma non così tanto. Cos'è, ci cura? Magic Strength... Oh, Barbelats. Allora, ecco qua. Godo. Godo. Primo boss che ho fatto... In che senso primo boss che ho fatto in FES? Non ho capito. Che vuol dire? Non penso si possa scegliere quale boss fare per primo. Che vuol dire questo commento? Hai rubato il save di qualcuno su FES, hai iniziato a giocare da ottobre? E ora ci fanno le palle. Ah, l'ho battuto per mio fratello, ok. Allora ha più senso. Bravissimo Gianni, hai attaccato proprio la persona giusta. Ora, quell'altro ho paura che si rianimerà se la lascio lì per troppo tempo, però... Sinceramente... Perché cioè, Matarukaggio, ce n'ho 47. Allora, questo è il ghiaccio. Ah, sì, ghiaccio, va bene. Ale. Ora. Analizza. Ah, ma è debole i cazzotti ai full. Sì, vabbè, ciao. Ciaone, Gianni. Anzi, guarda, overkill. Io me lo stavo tenendo addirittura questa qui per questa fase e non serviva. Vabbè, allora, in realtà qui non ho cose particolari, però... No, bufula locura, devo stare attento. Vabbè. Voglio dire, perché no? Perché non fare un po' di overkill, la madonna, 2300! Il bro è stanco, che succede? Ah, ok, sarebbe dovuto morire, però adesso fa la mossa prima di morire, che doveva fare per forza. Oddio, Sephiroth oppure? Oh no, sono sicuro che non era scontato il risultato qui. Non è successo niente. Bro, che cazzo? Fai cagare. Adesso arriva il Reaper. Vabbè, bro, mi spiace. Cioè, nel senso, arrivederci. Volevo fare un po' di overkill anche alla fine. Vabbè, sì, una gara di resistenza col primo boss e poi il secondo. Se hai Akiko in squadra lo scoppi. Proprio fatto per essere scoppiato da Akiko questo.
Good job, everyone. Oh man, it's exhausting dealing with two of them at once. La ruota non la fermi tu come quello per PS2? Non mi pare. Cioè, io non ho fatto niente. Si è fermata da sola. It's probably because we have their navigator. They can't outmaneuver us now. Anyway, I'm glad everything went well. Still, Aragaki-senpai never showed, huh? Amada-kun too. The chairman doesn't seem to be too concerned. He's already headed home. Yamagishi, do you know where they are? Sorry, I haven't been able to locate them yet. Beh ragazzi, il nostro lavoro qui è finito. Ma signore, non sappiamo ancora dove sono Shinji e Ken. Arrivederci. Vado a fare il pipis. Today is October 4th, right? No, sì. Yeah, that's right. Go on back without me. I'm gonna go look for them. Non è una buona idea, Kiko. Sai benissimo che è un'idea del cazzo e che ti seguiremo. I wonder what's up. Ah, yes. Funzione Roomba Stalker, seguilo. Quinto per non spoiler, ok. Per quanto. Bella, regà. You came, just like we agreed. Do you know why I called you here? You probably have an idea, since you skipped the operation for it. 2 years ago today, on October 4th, that was the day my mom died here. They called it a car accident, but it wasn't. Sì, un car accident in un veicolo. I saw my mom get killed. You murdered her. No, non è possibile. Shinji-kun non lo farebbe mai. Just being alive is torture, and all I get from people is sympathy. No, in realtà è un momento pesante, non volevo sminuire. I've even thought about killing myself, but I wouldn't be able to face mom like that. That's why I vowed to live until I found her killer. You! Eh vabbè, Ken pensa di essere il protagonista di un anime shonen. So, when I realized it was a full moon today, I knew I had to confront you. Today, mom is with me. I'll make you remember what you did to her. Alzo un po' il volume. Secondo me. Vale. Do it. Vabbè. Vai. Oh, no one else is back yet? Neanche l'uomo sedia. È gravissima la situazione. Why Sonata-san was acting so weird. Something about the date. Ma poi scusa, come fanno a essere tornati se sono andati via dopo di voi? October 4th. That's right. I was so focused on the operation that I didn't realize it. Today is the anniversary of. Oggi c'erano i super saldi. She was killed? Yamagishi, I need you to locate Aragaki and Amada immediately. There's a good chance they'll be together. Akihiko must have already realized it. Sì, non si sa perché non ce l'ha detto. I'm on it. Quel coglione, però. No, ma neanche a noi, a Mitsuru. Vabbè. Public records say that Amada's mother was killed in an accident. Una macchina in un veicolo. Un davvero terribile incidente. Un davvero terribile incidente, grazie cervello. It happened 2 years ago when we were hunting down a shadow that appeared in the city. Aragaki had only just awakened his persona and he lost control of it for a moment. We'd been so focused on the shadow we hadn't accounted for any civilians in the area. Unfortunately, purtroppo la madre di Ken era lì e Shinji ha crittato proprio quel turno. No way. Are you kidding me? Wait, so to Amada-kun, Aragaki-senpai is... I should have considered this when Amada volunteered to join us. It's possible that he... È possibile. Era una piccolissima possibilità. They're at Tatsumi Port Island. Figurati. They're together. And I'm picking up someone else, too. Is it Akihiko? Wait, this is... No, it's Striga! Hey, isn't that a problem? No, tranquillo, tutto a posto. Sono andati lì per assistere quei popcorn. Tanto non farebbero mai nulla di male. Come on, we gotta follow her. Right?
No, Fuca, tu rimani qui che... Vabbè, non importa. Do it. I won't stop you. You're right. I just wanted to forget. That's why I left everyone behind. And tried to use the drugs to suppress my power. But... nothing I did could erase the memory. No matter what I do, I always end up back here. Non provare a farmi provare pena per te. Io non ci stavo provando. This is what I deserve, but I gotta give you a warning. Guardali qua. A warning. L'Edgelord adulto che dà consigli al giovane Edgelord. And you're gonna end up just like me. You better be prepared for that. What? Are you begging for your life? Even if all you have now is hatred, one day you'll regret it. Shut up! That's bullshit! I must say I agree. Con quale dei due, però, Jesus? Con il bambino o con these quell'altro? These are not his sins to bear. That ah, col bimbo. Is the nature of revenge. No, cioè, con... Is it not vabbè. Permissible to kill those who are themselves killers? That's right. No, Ken, non ascoltare il drogato con i tatuaggi, il revolver nelle mutande. Losing one of our own has posed a slight challenge for us, but we cannot simply turn a blind eye to all the trouble you've caused. You bastard. Fear not. This life is but a stepping stone. I shall deliver unto you both salvation. What'd you say? My, protecting your would-be murderer? Oh, but that's right. Whether or not to this boy's revenge, you are fated to die regardless. Questa cosa non me la ricordavo. What does he mean? You've been taking those suppressants for some time now. You don't have much longer. That's bullshit! Listen to your body. The signs have already begun. What are you talking about? You're just going to die? No matter what? Even if I don't do anything? Sì, Ken, funziona così la morte di solito. This is all I've been living for. What was even the point then? The cause of death is hardly of importance. Besides, the breath of life is faint in you as well, child. Però per motivi diversi. To join him once the deed was esatto. Done, were you not? Mara, what? Bro, ma sei un coglione! This may be a bit ill-timed, but no matter. It matters not whose life I take first. You're both destined to perish anyway. Shut the fuck up! Cazzato nero. Ha laggato o era una forma di censura? Era una forma di censura tramite lag. Sai che ha laggato però, eh? With what life you have left, answer me this. There is a navigator in your rank similar to Chidori, is there not? You've been killing the shadows we wish to protect with startling efficiency before we can even arrive. Tell me, which one of you is it? Il bambino, ammazzalo. No, nel senso. Expedite your answer, then this will hurt you more than it hurts me. What's wrong? Cat got your tongue? No, bro, che è finita la musica, quindi. No one. Sono io, bro, ma stai scherzando, lo so che tu hai il persona fisico. Wait! It's me. Ah, plot really? Twist, no. Ken ci ha mentito, in realtà anche that's lui era un truth. Navigatore. That's the truth, persona 4. Even though I'm a kid. The truth. Who are you? Caccio le palle, bruttissimo. Quiet. I wasn't talking to you. It doesn't matter now. I'll never have my revenge. Ma sta zitto, Thorfinn.
the point in fighting anymore? Ma sta zitto, Thorfinn, sta zitto. So, vedete che è molto simile a Thorfinn, non è che ci penso. What a beautiful end to your life. Very well. You shall go first. Rest peacefully. Filmato anime? No. Filmato, non anime. Mom. Comunque, un buco gigante. Giustamente, una pistola grossa. Just what was that for? What reason could you possibly have to risk your life for this child? Hai detto che li ammazzavi tutti e due, scusa. Ha protetto il pargo. Akiko, come cazzo è possibile che sei arrivato insieme agli altri? Sei ripartito prima? Cioè, Zoro, te l'ha perso, loro l'hanno preso a metà strada. Allora, adesso... Prima era giustificabile, adesso, se il gioco ci propone altri appuntamenti a mezzanotte con Jesus, è una stronzata che noi non lo attacchiamo. A noi non frega un cazzo, a me Aegis proprio fotte sega. Guarda che espressione che abbiamo. Cioè, adesso non si vede però. No, Askeladd, non doveva andare così. No, non è il messaggio giusto, Shinji. Non è il messaggio giusto, tieniti la rabbia. Dovresti dire vai oltre Thors o una roba del genere. No, il cane. Ok. Look after him. I will. This is how it should be. Che il tuo commento mi ha confuso, cioè una scena così bella rovinata dal fatto che we know, che cosa sappiamo? Cioè io stavo per rovinare dicendo Samare Karm, però qual è la cosa che sappiamo che rovina questa scena? Quella notte nessuno ha detto nulla, poi il giorno dopo no, ok, niente, in realtà sì. Ah, nel senso che già abbiamo visto, certo. In questi momenti c'ho sempre il dubbio, scusa, però ma le spell di cura perché non funzionano in questi casi? Cioè, Samare Karm? No? Diarahan? Che non ce l'ho, però. Devo comunque andare a scuola. Ehi, ehi! Niente loot. Ah, ok, sì. No words can express the sense of loss we feel as a result of this terrible. Oddio, guardalo senza cappello. He had a lifetime of opportunity ahead of him. As educators, we are to blame for ignoring his silent calls for help. Ah, perché dicono che si è ammazzato. Lost him to senseless violence before we had a chance to help him realize his true. Dicono che è morto in una rissa, tipo. Potential? Il preside sa, è lui il vero villain. He just never stops talking. Ecco, I'd never even heard of any Aragaki. Had you? I heard he never came to school. Probably just some punk. Oh, I just want to get home. I gotta study for my mock exam. Hey, you guys know who this Aragaki is?
Che è questa? You're not even in the same year. No way you'd know him then. Anyways, it's crazy that stuff like this really happens, huh? Ma sta vaffanculo, pezzo di merda. Con chi sto parlando poi? Huh? Ah, quello lì davanti a me. What the hell's your problem? Bro, ti sparo un Megidolaone in faccia. Amo Elizabeth. Ma chi in tutto questo ha skippato? Huh? What are you getting up cioè for? Mi ricordo dopo che Akiko c'è la scena con lui da solo all'altare lì, però. I said shut the hell up! Iori, sit down. Vaffanculo! E tira la mazza da baseball in testa alla prof. Just ignore them, Junpei. I guess. Pulisci. Have you seen Sonata-senpai today? No, ok, non c'è. Si sta piangendo fortissimo, no. He was absent this morning. I wonder if he'll show up at all. I hope he's okay. E adesso? No, ok. Do you have a moment? Oh, sure. When you get back today, let's meet in the lounge. I think you all know the reason. Right. I don't expect you to have your thoughts in order. I'm not even sure what to do myself. All right. I'll see. Più che altro ci siamo ricordati che possiamo effettivamente morire in queste missioni, quindi è importante questo momento. So it's about a matter, huh? Well, this will be a fun meeting. Yeah. Eccoci qua. Hey. Oh, pezzo di merda. Dai, alzati. Summer Karma, via. Ho portato una revival bid. Surprisingly good. You could have invited me at least once, you know. Come on, say something. Why do you have to be like that? Always going off without saying a word. Put yourself in my shoes for a change. You think it's the other way around? Yeah, you're right. I was always the one. Schizofrenia totale ormai a Kiko, è impazzito completamente dopo la morte del suo fidanzato. Obsessed with getting stronger ever since I lost Miki. That's all I've cared about. I thought if I was strong enough, I could protect anyone. But I was wrong. And now you're gone too. God, it's like the world is laughing at me. I knew what we were getting into. I knew we were putting our lives on the line, but I was so focused on fighting that I didn't see anything else. It doesn't matter how strong I was. Look what happened. Io gli avrei fatto uno sprite unico però per questa scena, eh? E avrei fatto uno sprite incazzato con le lacrime invece che incazzato al solito. I know, Shinji. Crying won't change anything, right? I don't need you to tell me that. In the end, I can't run away from who I am. I've had enough of this. Eccoci qua, il primo Second Awakening. Oh, e finalmente il personaggio di Akiko non è più brutto in culo. Grazie Shinji per il tuo sacrificio. Serviva quello. La convinzione del cuore di Akiko. Ha fatto cosa, non ho letto il resto. Polydeuces si è evoluto in Cesare. E nuova teurgia. Questa è la cosa che... non è questa la cosa che mi sono spoilerato, perché quella ce la siamo spoilerata insieme, tra virgolette, quando abbiamo cercato di vedere le teorie di tutti i membri che avevamo a disposizione prima di chiudere la live e abbiamo visto che c'era quella evoluta. La cosa che mi sono spoilerato è che a volte gli elementi della seconda teorgia possono essere diversi dalla prima. Questo era lo spoiler Ozzoz. Ah, però questo, a differenza dell'altra, è un nemico solo, però high chance of shock, quindi figo. Rest easy, Shinji. You just watch from there with Miki. I've still got a job to do. Isn't that right?
E quindi adesso Akiko, membro permanente del party. Non è vero, però. We need to discuss how to deal with Amada. I've already consulted the chairman. Ma hai consultato, cioè, hai consultato anche uno psicologo per caso? Qualcuno che lo aiuti a non ammazzarsi? Agis controlla che non abbia una pistola vera. E non prestargli una delle tue mani. If I'd only listened to my intuition, this wouldn't have happened. Non è colpa tua. That's right. It's not your fault. Che poi tanto moriva lo stesso, quindi. If there's anyone who should have realized, it's me. Sì, un pochino. I should have been taking things more seriously too. Ma pure te che cazzo volevi fare? But I never thought it'd end up like this. A te pensa non far morire Chidori, sei a posto. Shinji's last words were, this is how it should be. This is good, isn't it? No, ho sbagliato Tizio Moreno. So, from this day forward, I'll face things head on too. E lui ormai ha fatto il Second Awakening. Lui è, ha fatto la sua crescita del personaggio. Senpai. Reporting in. Amada-san is not in his room. E che cazzo, regà? He's not? Evidence indicates that his window has been pried open. Amada-kun! Si è buttato dalla finestra, che ha fatto? Wait, Fuka, where are you going? Do you even know where to look? Allora, sarà o dove è morto Shinji o al santuario, tanto dove che è. Right? You're just gonna run around without a clue? You'll never find him like that. Raga, due posti. Maybe due. Not, but we have to try. Amada-kun has nowhere else to go. I know exactly how that feels. Ah, Rick, già che sei qui, per sapere, sì, tra l'altro usa Summer Karma, ce l'hai tu, ce l'ho io, ce l'ha pure Yukari, tra un po'. Ma soprattutto, Rick, tu come ti senti sul fatto che i genitori di Fuka la maltrattano? Vorrei la tua opinione su questa cosa, al volo, così, per curiosità. Andiamola a cercare, però, cioè, nel senso... But where do we even look? Regà, secondo voi? Secondo voi dove lo cerchiamo? You of all people should understand, Yukari-chan. Fuka. I'm sorry. Sì, adesso entra nel gioco e ammazza i genitori di Fuka. Fa una mod in cui li puoi incontrare e poi castargli Megidolaun in faccia. Akihiko. It's his choice. He's the only one who can decide how to live his life. Guarda, Akiko, potrei essere d'accordo con te, però il fatto che è un bambino che si vuole ammazzare non lo rende esattamente stabile come figura, quindi non puoi dire, ah, lasciamogli scegliere come gestire la sua vita, perché sennò poi si ammazza e poi è un casino. Il cane vuole uscire. Allora, c'è il cane, facciamo il cane. Ma prima, sentiamo un po' cosa hanno da dire tutti. Lei non è il rumba da supporto emotivo. Lei sta piangendo? No, si sta cosando i capelli. Akiko ha ragione, Amada deve scegliere cosa è meglio per lui. Ragazzi, è un bambino di 12 anni con tendenze suicide, non deve scegliere lui cosa è meglio per lui. Dobbiamo controllare che faccia la scelta non di merda. Ovvero prendere la lancia che ha, perché gliel'abbiamo data noi, e puntarsela alla gola. Magari, forse, forse. Ha un volere molto forte, regà. Il suo volere era basato sul voler ammazzare Shinji. Che cazzo dite? Sono sicuro che farà la scelta giusta. E poi si ammazza e non fa la scelta giusta. Ovviamente non succede. Oddio, ovviamente non succede un cazzo. Persona 3 potrebbe anche succedere. Però fa lo spiedino, esatto. No, almeno Fuka è preoccupata, grazie. Una persona sana di mente c'è qua dentro. Chissà cosa sta facendo. Guarda, raga, dovete sperare che non sta facendo quello che sto pensando io. Ma certo. Pensi che le tue ultime parole avrebbero quel tipo di peso? Certo. I think
Ah, chi dico dove è finito? Era di sotto, non l'ho visto io, è in camera sua forse? La porta non è chiusa. Ah, figo! Stanza di Shinji, vediamo. Ah! Grazie! Ok. Vabbè, cioè, sarà la cosa lì... in statement form. No, stava pensando di tornare a scuola. Ah no, è quello che gli ha dato Mitsuru, ok. No, sì, invece stava pensando di farlo. Ecco qua. Oh, it's you. Mitsuru, vuoi piangere un pochino? Vuoi un po' di sale sulla ferita? Vuoi un po' di coltello rigirato nella piaga? Dai, ecco qua. Did you find this? I see. He made a habit of not leaving behind any personal belongings, but... I have no idea when he filled out this form to return to school, or whether he even planned to hand it in, but... I think this is proof that he was thinking about the promise we made. Potrei venire sotto i coglioni a riguardo, sì, un pochino. I never knew his situation, and... it's possible I just made things worse for him, but I think if he knew we felt guilty, he'd just tell us to mind our own business. I should show Akihiko, or... forse meglio di no. Actually, cioè, maybe I shouldn't. Infatti. He probably wouldn't approve. Let's just keep this between us for now. Mi sembra un'ottima idea. Quasi quanto prevenire un bambino dal suicidarsi. Ma sai com'è? Idee mie pazzerelle. Thanks to you, I was able to understand how he really felt. I'll say this on behalf of all three of us. Thank you so much. Mi dai un premio Mitsuru? Un'arma unica, qualcosa? It should go to you, since you're the one who got him to open up. Fuck. Someday, once we leave the storm, then I'll tell Akihiko. I'll tell him about his struggle returning to this room to fulfill the promise we made. But he never forgot those days when it was just the three of us. Not even for a moment. Ah, hai ottenuto i desideri, cioè hai visto i desideri finali di Shinjiro. Ora puoi fondere Hellbiker. Certo, giustamente. Scusate, stavo stappando le narici. Ok, quindi figo, fare le cose uniche da ricompense, come mi avevate detto. Dovresti tenertelo, sono sicuro che è quello che... sono sicura che è quello che avrebbe voluto. C'è altro? Non mi pare ci sia nient'altro, va bene. Fratello si sta divertendo pazzamente a quanto pare. Speriamo non dica nulla di bannabile. La mia paura è sempre quella. Perché prima ha urlato una N-word prima che iniziassi la live e ho detto fortuna. Fortuna che non ho ancora iniziato. Comunque. La N parola. La famigerata N parola. Io volevo vedere qua però. Non è in camera. E dove cazzo è andato? Andato a cercare Ken nonostante abbia detto no, tranquilli, è responsabile, non farebbe mai i cazzi. È apparso qualcuno qui? Ah, Mitsuru. You have my thanks. Forse in cucina? No. Ah, vabbè, ciao. Dai, cane, andiamo a fare le pazze cose. Può venire Agis? Aspetta un attimo però. In realtà, aspetta un attimo. Bisogna dare un'occhiata qua fuori prima. Magari è apparso qualcosa? O qualcuno?
tipo il tizio che ci deve dare il CD della Gecko Khan. Anche se lui appare alla stazione, la stazione non c'è. Magari c'è Akiko qua davanti a Ikaramba, che è venuto a sfogarsi e a fare cose. No, è pieno di gente, la luna è piena, è passata e i Lost non sembrano essere diminuiti particolarmente. Il che è vagamente allarmante. Da dentro Gianni mi vende roba nuova. Hanno tutti i dialoghi nuovi, ma lui no. Lui ha deciso che non li ha. Va bene. Quel monaco non c'è. Ah, sei tu. Quel monaco non è qui oggi. Bla bla bla, va bene. Sarò occupato a fare cose da monaco. Ho sentito che uno studente della Gecko che ne è morto in un combattimento in quel posto. Il famosissimo quel posto. No, potevo. Si capiva subito che quel posto era pericoloso, te lo giuro, però sapevo che c'era qualcosa che sarebbe successo lì uno di questi giorni. Traduzione 10 su 10, grazie, grazie. Ah, vabbè, quindi dice sono un minorenne molto attraente, io chiamo la polizia subito. Va bene, non penso sarà qua, potrebbe esserci ma non credo. Forse davanti al beef bowl. Il beef bowl. No, non sembra esserci. Qua qualcosa di nuovo. Ora che la trama è avanzata in modo così prepotente, pesante, incredibile. No. Oh, invece sì. Attenzione. Va bene. Cos'era questo? Aumenta la forza mentale. Ah, ok, vabbè, saranno un SP aggiuntivi. Bapanada. Ragazzi, secondo voi Silksong uscirà quest'anno? Secondo me no. Ormai no. Ormai non ci credo più. Non sono più lo sciocco ragazzino che sperava in un'uscita di Silksong entro un tempo che avesse senso. Ormai ho perso ogni speranza. Mi sono unito a quelli. Sono diventato anch'io uno dei Lost. Ho sbagliato l'opzione. Quanto siamo? Un'ora, dai, un'altra mezz'oretta si va avanti. Facciamo fino alle 11. Sì, dai, fino alle 11. Cane! Ormai non mi guarda, pregando di fare il posto. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, no. Agis, ti prego dammi qualcosa di unico. Finisce così presto? Sì. Ho dormito 4 ore, sono stanco perché sto male. E... inoltre l'Archstrons. Ma... dico l'Archstrons. L'Archstrons, ho detto. Bene. Per il meme, però in realtà è stata una giornata stancante per vari motivi e ho bisogno di fare il mio. Quindi oggi finiamo presto perché dicevo vabbè tanto abbiamo la trama, abbiamo la luna piena, succedono robe, non mi ricordo cosa ma succedono robe. Non mi ricordavo che sarebbe successo oggi Shinji, pensavo ci sarebbe stato un altro boss oggi ma va bene. E niente. May I have a moment of your time? There is something I wish to speak with you about. I was performing research today. And came across a puzzling piece of information. Dimmi. It stated that there is a specific time of year in which one can reunite with the dead. Sì, lo spirits. È il dia dello smertos. The living realm during this time. What exactly does this mean? Once an organism comes to the end of its lifespan, its physical body will deteriorate. But does this mean that there is a spirit that exists independent of one's physical form? And in that case, would that mean that Aragaki-san is... Non so come ho fatto a non farmi spoiler di Shinji prima di giocare Persona 3 Portable. Guarda, io non so come ho fatto... No, non è vero. Io l'ho ricevuto uno spoiler su Shinji. E sto guardando questo video che si chiama Persona 3 for Beginners. E la tizia che faceva il video ha evitato ogni tipo di spoiler, però ci ha dovuto mettere dentro quel... Però non tenete Shinjiro nel party, un piccolo consiglio da parte mia. E io ho detto, vabbè, niente, Shinjiro o muore o lascia il party, diventa cattivo, qualcosa gli succede, probabilmente muore visto la trama di Persona, visto il tema di Persona 3. Purtroppo è andata così.
What are you holding? Purtroppo io ho questa maledizione che non riesco mai a evitare il 100% degli spoiler di un gioco che gioco. It appears as though he wishes us to have it. Now, let's return to the drawing, shall we? Sì, dai, ci sta. Eccoci qua. Hey, hey. Piaciuto il suono della scoreggia moscia, secondo me non si è neanche sentito, però adesso abbasso un po', perché non c'è più Shinji doppiato che fa cioè che fa fare a noi e lui fa tra l'altro sono felice che l'abbiano fatta così bene la cutscene, perché nell'originale faceva un po' ridere, perché lui diceva come on Ken, you're just a kid, però il modo in cui lo diceva sembrava come on kid, you're just a kid, e tu dici bro, che cazzo hai detto, perché non c'è nessuno? Andiamo dai vecchi? Scusate un attimo, dovevo gemmare. Allora, mi dia 8 lukewarm taiyakis. Non è vero, 6. Allora, vediamo se in stazione c'è questo fantomatico tizio del CD. Lei che aspetta il fidanzato, sempre. Qui da qualche parte c'è uno sbirulo che ci attende, ma non sapremo mai dove o come. Allora, bella raga, voi un po' che non vi vedo. Vabbè, lei santa. Lei santa che lo asseconda. Sei tu! Tu! Ah no, è Lazy Student, questo. Quel tizio raga che è morto in quel posto con le gang, giusto? A volte vago qui a caso. Eh beh, dovrei smetterla di farlo. Il bro si è cagato addosso. Tu, sei tu quello del CD, per forza. Non è lui. Comincio a temere che il CD sia perso per sempre. Comincio ad avere questo timore. Però tu sei un poliziotto, sarebbe il tuo lavoro impedirle queste cose. Non dovresti dire solo, ah, che brutta cosa, no. Magari fate delle indagini, non lo so. No, noi non abbiamo fatto niente, capito? Non eravamo neanche qui. So che a voi da fuori sembra che siamo stronzi, però a me non frega un cazzo di quello che dice la gente. Levatevi dal cazzo e non rompete le palle. Va bene, non era qui. Abbiamo la quest di Elizabeth da fare, qualunque cosa fosse. Vabbè, ovviamente abbiamo salvato la gente. By the way. Much obliged. Ma come, Mediarama, che merda. Ok, questo è un bel premio. Cazzo, 4 homunculus, sono 4 insta-kill evitate. Ancora, guarda cazzo di gente ho salvato. Boia. Becca bro. 500.000, raga. Siamo messi così. 700.000 yen, dai. Un po' di soldini così per le spese da studenti. Orco 2, quanta roba. Allora, Glasses Wipe, cos'è? La pezza per pulire gli occhiali? Fa sentire infinitamente più intelligente quando lo indossi. Ok, sì. Vuole la pezza per gli occhiali. Chi c'ha la pezza per gli occhiali? Nei nostri nessuno porta gli occhiali. A parte Akiko quando è vestito da... Ah, forse l'uomo sedia ce l'ha. È essenziale per quelli che ce l'hanno. Lo so, bro. Vabbè, la pezza.
Poi vuole provare il sushi, che ok. Il mio interesse per il cibo è aumentato. Ho scoperto questo cibo chiamato sushi. Ho scoperto che si mangia durante le festività. Ed è offerto spesso ai... Ah, vabbè, lo dovrò cercare al santuario, allora. Deve avere un sapore divino, specialmente se è il cibo preferito degli dèi. Va bene. Mikazuki Munechika, questa la dobbiamo forgiare, mi sa. E Seven Tolder Document, ok. Vediamo se posso forgiare Speedy Bobo Lobododots. Sbagliato, aiuto. E poi ti sei spoilerato la roba per colpa del level system di Persona 3? Eh? Che senso? Ah, perché la tizia diceva non livellate Shinji. Sì. Allora. Boh, stizia, non lo so. Nameless Katana, palle. No, erano di quelle là. Ecco, questa è la Claymore, però l'icona è la stessa di questa qui. Perché non ce l'abbiamo ancora. Allora, forse si trova. Ah no, aspetta, cos'è? Mikazuki Munechika, questa? Credo sia questa. Sì, dovrebbe essere questa. Vale. Everything good. Hope to see you soon. Elizabeth, ho preso la katana. Good day. Are you accepting? Let's hear the result. Endure, vabbè, ci sta. Allora, 11-1 sarà l'uomo sedia che ci dà la pezza. Facciamo stasera quando torniamo al dorme. Detto ciò, non è che voi ce l'avete il coso della Gecko Kanks? No, non ci abbiamo un cazzo da fare. Com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma porca tro... Andiamo al santuario. Andiamo al santuario a pregare. Per chi preghiamo, però? Perché non lo so. Non so per chi dobbiamo pregare. Me lo sarei dovuto segnare. Se non sbaglio... Yukari... O Yuko. No, forse Yuko. Inari Sushi, grazie. Chi è? Ah, una vecchia. Ciò che ti... Ah, non dovresti essere così triste, giovanotto. Quello che ti serve è un bel pasto, tieni. Come va l'arem? Ciro è stata reclutata, se non sbaglio. Oddio, Ciro è stata reclutata. No, forse ci manca lei da finire. E un po'. Vedi, non mi ricordo Ciro se è pronta. Cioè, se è fatta o se la dobbiamo ancora fare. Moon, Star, Temperance, Death, Hang, Strength, Fortune, Enemy. Ok, Ciro è maxata. Ok. Ci serve Yuko, che è... Strength, eccola qui. 5 solo, azz. C'è Bebe che è al 7. Sì, dai, facciamo, preghiamo per, salviamo, preghiamo per Yuko. Ah, questo non è tra, questo non è per pregare, questo è per duplicare le cose. Vabbè, comunque duplico. Ale, grazie. Allora, per pregare qui, no, qui. Aspetta.
Moon è il peggiore, però, ma Moon è considerato il peggiore di tutti i social link, di tutti i persona, sinceramente. Cioè, da me e dalla community. Ok, dai. €5, dai. 5 euro in tasca, buoni. So che hai il sushi che ti avevo chiesto, bastardo, portamelo, sennò ti meghidolano il dormitorio. It seems that a path that had been blocked off is now open. I thought it prudent to inform you. Well then, I wish you a safe journey. Elizabeth ha detto che le solite cose, sì, 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 ma tanto finché non va via qualcuno. Oh, guarda un po'. You look half dead. Dai, era una battuta. Penso. When mom died protecting me, no one believed the truth. To this day, they say she died in an accident that didn't even happen. That's why I wanted to clear the record. I thought that's what she would have wanted. Maybe then she'd finally be at peace. They said he died in some violent crime, right? No one knows the truth. Ma tecnicamente è vero, cioè era un crimine violento. And now I'm going to be left behind, just like always. The dead are never coming back. You have to accept that, but you still have your life. I'm not here to bring you back. You can waste away here if that's what you want. Raga, 12 anni. But a troia. Anzi, meno. And come back and stand on your own two feet. I know that. I've known it all along. I've just been lying to myself. I needed something to hate to keep myself going. Sì, qui purtroppo c'è la dissonanza ludonarrativa del regà. Castate la magia di resurrezione. Exactly what happened. All this time, I've just been running away. All right. I'm not running away. I'm not running away anymore. I swear it. Aragaki-san, I'll see this through to the end. Ken peggior personaggio perché Shinji. Non sono d'accordo, per quanto Ken non mi stia simpaticissimo. Cioè, se devo scegliere un personaggio della squadra da dire è quello di cui mi frega meno, allora ok, sì, Ken. Però da lì a definirlo brutto personaggio, no. Ah, guarda un po', adesso impara le cure. Revive party, bro. Bro. E reflecta un attacco. Interessante. Goodbye. Sa male karma di gruppo. I'll be okay now. Sa male karma di gruppo più macara carne e tetra carne. It's already been a day. O meno, reflect. Senza specificare che ti. So, where's Sanada-san? E si è ammazzato pure lui, andate così. Alone, maybe we should look for him. What do you think? E io inizierei a cercare, sinceramente, da ieri. He is still a kid. Sì. I can't just sit here. I'm going right now to... Mi piace che te le fanno sembrare apprensive perché vogliono impedire che un bambino di 12 anni si ammazzi. Madonna, ragazzi, late un pochino. Alla fine a 16 anni, sì, a 12 anni è capace di scegliere da sé. Alla fine voleva soltanto commettere omicidio e poi suicidio subito dopo. Così maturo e calmo e lucido. Mitsuru, potevi aspettare a chiederla questa cosa. Vabbè. Positive. It's all right. We can trust him. Please, don't scare us like that, okay?
All right. I'll go and talk to the chairman. You should get some rest. Okay. Pin, pin, pin. Hey, not bad. Vabbè. Scusa per quello che è successo. Va bene. Qua su chi c'è? Un cazzo di nessuno, no? Ma come? Vabbè, c'è Elizabeth che ha le mille quest da fare. Allora, andiamo al computer. Aspetta, ci sono dialogopoli. Ah, l'anima di un guerriero. Ma bro, vaffanculo, se stava per ammazzare, se non c'era Kiko. Comunque, non è interessante. Cioè, ho confermato l'evoluzione di due persone, probabilmente dovuta al cambiamento, cioè dovuta alla morte di Aragaki. Quindi lei sta pensando, forse varrebbe la pena ammazzare qualcun altro per potenziare il team, chissà. Allora, Seduction, Sengoku era General. SP. Inspiring People. Proviamo. Ok, quindi come si traduce? Ambush has been enhanced. Oh, figata! Con l'ambush si riempie la teurgia, ma solo mia o di tutti? Penso solo mia. Dai, che succede adesso? Ah, giusto. Hi. Bella, bro. È morto il bro. L'altro bro. Can you believe it's already autumn? It'll be winter before you know it. Eh sì, incredibile se ci pensi. Sì, è vero, sono stanco, grazie per averlo notato. I lost a friend. Eravamo davvero amici, al contrario del gioco base, in cui non lo conoscevi praticamente. People die every day. Until recently, I thought that was as normal as the changing of the seasons. Changing seasons, hey, hey! Scusate un attimo, mi si è attivato il tasto Changing Seasons. I have a friend. Lately, I've been remembering things more clearly. You recall the end I've spoken of? Some were calling it the fall as well. It's drawing closer each night. Can't you feel it? You and I are like kindred spirits. So, I wonder why I'm the only one who remembers. This is tearing me up. La risposta è una parola molto semplice: trauma. Però. Paolo sorride tristemente. Tristemente? Non lo so se è la traduzione giusta. Oh, livello 8! Non è per niente minacciosa questa cosa. Adesso che vado anch'io. Sto sbadigliando all'infinito. Eccola qua. Oh no, gli esami. Cosa sta succedendo qua? Bloodborne, Cosor, Somsei Cosma. Ma che cazzo dici? I nostri occhi devono ancora aprirsi. Questa era la mia reazione a quello che ha appena detto la tizia qui.
sono sicura che trovate gli esperimenti più eccitanti che sedervi in una sedia e ascoltarmi a parlare, vero? Beh, lamentarvi non risolverà nulla. Dai, ecco una domanda per Monty Barbie. Roidi, dimmi un po'. Quale ormone nel tuo cervello provvede un senso di achievement? La dopamina? Penso la dopamina, però non so se è la melatonina. No, che è la dopamina. L'istamina, bello. La dopamina è un ormone importante, bla bla bla. Cuffa guru che ti dicono come craccare la dopamina e averla in permadose facendo ogni cosa che non sia divertirti. Ricordate ragazzi, facendo le cose che vi piacciono ottenete dopamina, e la dopamina si sa che è positiva solo quando la ottenete tramite la palestra. Se la ottenete in qualunque altro caso, o facendo i soldi, se la ottenete in qualunque altro modo, è sbagliato. La melatonina fa dormire. Ah, okay. Un po'. Ok, oggi sono riapparsi i social link, incredibilmente. Maiko, cazzo, ecco chi dovevo pregare. Vabbè, ecco per chi dovevo pregare. Allora ragazzi, facciamo così, chiudiamo qui, perché io sto sbadigliando come se non ci fosse un domani. Ricarico, prego per Maiko e poi via. Sì dai, sono le 11, abbiamo fatto quel che volevo fare, abbiamo fatto roba, in realtà abbiamo fatto un cazzo, mi dispiace, scusa, chiedo scusa, non è colpa mia, io ieri sono andato a dormire alle 3, alle 4, che ora era, non mi ricordo. E poi stamattina mi sono svegliato alle 9. Neanche alle 9, alle 8 e mezza. Non avevo messo sveglio, non avevo messo nulla, non avevo caldo, non avevo freddo. Niente, mi sono svegliato alle 8 e mezza. Completamente a cazzo di cane, non sono riuscito a rimettermi a dormire. Ci ho pure provato. E non ci riuscivo. E quindi niente. Mi serviva della melatonina. Comunque, grazie per la compagnia. Ci vediamo... probabilmente non domani. Ci vediamo mercoledì. Forse con Persona 3, forse proviamo Honkai Star Rail, non lo so. Comunque ci vediamo mercoledì. Buonanotte. Io vado a Mimir. Non è vero, non vado a Mimir, però vado a... Intanto vi sdraio sul letto, poi vediamo che faccio.